Pare che avessi scelto bene, era una bellissima ragazza bilena di... E di 25-26 anni, giusto? 12 anni. Mi scusi? Ciao a tutti i farabutti da Billy Foster, meglio conosciuto come le Top Commentator di YouTube, ed oggi analizzeremo le vicende accadute alla statua di quella buona anima di Indro Montanelli, ed analizzeremo anche delle vicende un po' controverse di quel gran combina guai di Indro Nazionale. Come sapete bene, la statua di Montanelli a Milano è stata imbrattata con della vernice rossa e soprattutto hanno scritto sulla base della stessa parole di non tanta stima, che noi copriremo con bimbo capocchia perché siamo in fascia protetta. Diciamo che questo periodo sta andando proprio di moda a prendere di mira le statue, no? Per esempio a Londra hanno disegnato un bel marsupio su Churchill. Guarda che bel marsupio! In Ghana per esempio hanno rimosso la statua di Gandhi e negli Stati Uniti invece razzie di statue di Cristoforo Colombo. Sì, Colombo, il tizio che ricordiamo per la Nina, la Pinta e la Santa Maria. Ma perché queste proteste contro questi simboli? Perché dopo le vicende di George Floyd le cose sono degenerate. Manifestazione contro quella bruttissima cosa chiamata razzismo, che poi da rivolte pacifiche a distruggere le statue ovviamente è un attimo. Però io mi chiedo, perché in Italia invece ce la stiamo prendendo con quella buona anima di Indro Montanelli? E forse perché non era proprio una buona anima. Montanelli, fresco di arruolamento volontario nel 1936 nella guerra di invasione dell'Etiopia, decise di seguire una delle usanze del posto, quella del corpo militare eritreo degli Ascari, ovvero di combattere con la moglie al seguito, e decise di sposare una ragazza del posto, però ci teniamo a dire che in maniera regolare. Così l'avevo regolarmente sposata, nel senso che l'avevo comprata dal padre. Beh, signor Indro, si è appagato, è tutto ok, ovviamente spero che abbia scelto una bella donna matura, una bella milf, in modo da condividere con lei le sue esperienze. 12 anni. Beh, ora capite perché ce l'hanno con lui, che poi Indro Montanelli potrà essere stato un grande giornalista, un grande uomo di cultura, ma aveva, credo, una piccola moralità, un po' come quando parlano di quel tizio pelato che fu appeso a testa in giù e che aveva fatto anche cose buone. Montanelli pagò la sua moglie di 12 anni 350 lire. Il madamato era una pratica consueta all'epoca, una relazione temporanea tra un cittadino italiano e una donna nativa, che fortunatamente fu proibito nel 1937. Che fosse consueto però non vuol dire fosse anche moralmente giusto, o se fosse stata una scelta morale, nei momenti di solitudine bastava farsi un bel raspone e tutti felici. E invece quel birbone di Montanelli disse semplicemente: ma in Africa è un'altra cosa. Quella storia che ci dicono che dobbiamo adattarci ad altre culture quando andiamo in altri posti, non è che proprio così, eh? Che poi distruggere le statue non è assolutamente la soluzione. La vera protesta è investire sulle politiche sociali, investire appunto nel futuro, non distruggere il passato. È inutile censurare una parola su una bottiglia di amaro o togliere dal mercato cioccolatini, per quanto schifo facciano. Non sono le parole il problema, ma il peso che noi gli diamo, e quel peso non deve essere Gerry Scotti. E allora, signori, buonasera!